Mamma mia, i pacchi. No, questi sono per dopo, perché questo è tutto One More Thing. Ma ciao a tutti ragazzi, ma bentornati sul canale. È domenica, sono le 14 e questi sono gli acquisti fumettosi. Ma avete visto quanta roba c'è nel One More Thing? Ragazzi, forse qualcuno non ha capito che cos'è il One More Thing, perché qualcuno mi ha detto: no, hai cambiato la sigla finale. Ragazzi, quello è l'intermezzo, non è la sigla finale negli acquisti fumettosi, perché dopo la sigla c'è sempre tanta roba, c'è un contenuto extra che in giornate come queste, ragazzi, è praticamente supera quasi, è almeno alla pari del... E calcolate che un'altra cosa che poi vi farò vedere l'ho già dovuta aprire, ma faceva parte del One More Thing. Quindi c'è una valanga di roba, quindi non ve ne andate dopo la sigla, perché c'è il One More Thing, cioè ci sono contenuti extra come nei film Marvel, perché qui c'è la stessa suspense, c'è la stessa spettacolarità e soprattutto ci sono gli stessi eroi. Allora ragazzi, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, eccoci qua. Ragazzi, ma se ve li siete persi, andate a recuperare il Tre Chiacchiere di giovedì che ho fatto con un volume che mi ha mandato Panini in collaborazione con chi ha scritto e chi ha disegnato Quarantine Prophets, questo progetto incredibile di Panini e Harper Collins. Lui è il regista di Mine, ve lo ricordate? Mine, Mine, il film, quello dove c'è il soldato che poggia il piede su una mina e non sa come fare, se muoversi, il successo internazionale. Ha fatto anche due romanzi, ovviamente altri film, cortometraggi. Che è accaduto? Altri film e cortometraggi, e poi ha scritto questo progetto. Insomma, è una cosa veramente fighissima. Andate a recuperare il Tre Chiacchiere di giovedì. Ragazzi, poi ieri, se ve lo siete persi, c'è stato il Tre Chiacchiere con Davide Gianfelice, Mauro Uzzeo e Giovanni Masi, che hanno creato il team up tra Zagor e Flash. Che cosa ne pensate? Vi piace? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Ma andate a recuperare il Tre Chiacchiere, perché sono dei bravissimi autori, è un bravissimo disegnatore, e quello che ci hanno raccontato magari vi può far vedere il volume sotto una luce diversa. E poi ci siamo divertiti tantissimo. Venerdì c'è stato qualche problema tecnico, ma poi abbiamo retrogamingato. Giovedì purtroppo si è interrotto il salotto di Sheldon dopo sole 2 ore e 40, perché la Telecom ha deciso che niente, la linea doveva cadere, e sono rimasto il resto della serata senza internet. E quindi ragazzi, niente, è stata una tragedia, ma ci rifaremo giovedì prossimo. Quindi altra settimana, credo che questa settimana vi metterò ancora tre chiacchiere, perché ce n'ho una valanga, ne registrerò ancora questa settimana. Arriverà la terza puntata con una persona, con un editore, con un collezionista, me l'avete richiesto più di una volta. Ebbene sì, se tutto va bene, martedì arriverà la terza puntata con Taormina, e quindi insomma ci sarà da scoprire un sacco di cose. Ma cominciamo immediatamente, perché di roba ce n'è tantissima, ci sono cose fighissime, e poi ragazzi c'è un One More Thing che è un'altra puntata. Allora cominciamo dall'evento della settimana, perché questo, ragazzi, che voi compriate Topolino o no, è sicuramente l'evento della settimana, è sicuramente l'evento dell'anno, è sicuramente l'evento degli ultimi anni, perché un gadget così, una cosa così in allegata a Topolino non si vedeva dai tempi del walkie talkie. E sto parlando del Topolino numero 3460, con il primo pezzo della casa di Paperino. Ragazzi, questo è un gadget che ami o non ami, compri o non compri la casa di Paperino, ma guardate com'è fatta. Adesso andiamo ad aprire Paperino e diamo un'occhiata a questo primo pezzo di 6. Ed eccoci qui. Allora ragazzi, intanto questo non lo spacchetto perché ho paura di perdere tutti i pezzi, quindi intanto finché non abbiamo tutti i pezzi non lo montiamo, ma dall'alto si vede benissimo. Quindi c'è il giardino, c'è Paperino, c'è anche la pompa per l'acqua e c'è tutto il mobilio all'interno di casa. Cioè è fighissimo, c'è il garage che si apre. Secondo me verrà veramente una cosa stratosferica. Quindi questa adesso la mettiamo via fino al completamento di tutta l'operazione casa di Paperino.
Eccola qui, intanto vedete come verrà. Come verrà. Allora, diamo un'occhiata alla copertina bellissima di Andrea Freccero con Paperinik. Paperinik, eccolo qua. Vediamo che aria di Paperopoli. Dovremmo approfittare della pigrizia primaverile che sicuramente avrà colpito anche Paperinik per fare una bella rapina. Già, dovremmo. Quanto è bello perdere tempo. Chi coglie questa citazione cinematografica è tanta roba, ragazzi. Questa è difficile, difficile, difficile. Paperinik, i giorni del disonore. Primo episodio. Soggetto e sceneggiatura Alex Bertani e Marco Gervasio. Disegni di Emanuele Baccinelli. Devo dire che da questa prima tavola i disegni sono tanta, tanta roba, ragazzi. Taneta roba. I 30 anni di Disneyland de Paris. Qui abbiamo Paperinik e la pergamena di Giada. Bellissima questa prima tavola di Marco Mazzarella, Maccanzarello. Soggetto e sceneggiatura di Giovanni Di Gregorio. Belli anche qui, molto belli i disegni. Molto belli questi disegni, molto belli. Poi è bella lunga sta storia. Ok, poi abbiamo Sopravvivi con Indiana, orientamento e segnalazione. Soggetto e sceneggiatura Marco Bosco, Andrea Malgeri ai disegni. Carina anche questa. Poi pubblicità delle Tops Stories. Qui abbiamo fumetti muti. Don't worry, Bum Happy presenta Dentista Apprendista. Soggetto, sceneggiatura, disegni e supervisione colore di Corrado Mastantuono. Bello, 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 in bianco e nero, bella idea. Io ho fatto un unboxing in stile filmuto 4-5 anni fa. Se vi va, andatelo a cercare e recuperare sul canale. Ve ne accorgete perché anche la copertina ha la copertina come se fosse un filmuto. Soggetto e sceneggiatura una recensione di un action figure di Charlie Chaplin. Soggetto e sceneggiatura Massimiliano Valentini, Ottavio Panaro ai disegni, un colpo per due. Bella classica storia, gamba di legnesca. Poi abbiamo Zio Paperone e la scelta del cercatore. Soggetto e sceneggiatura Augusto Macchetto, Stefano Intini ai disegni. Strepitose anche le tavole di Stefano Intini. Tanta tanta roba. Diamo una sbirciata ai questo è tutto il progetto per la casa di Paperino. Diamo una bella sbirciata al Torino della prossima settimana. Wow, bellissima, bellissima copertina, quindi tante altre storie. E poi abbiamo Tito Farace e Lara Morinari, Vita da Genio, Movimento Salutare. Eccolo qua. Poi abbiamo la 18ª uscita del DVD della Casa nella Prateria. Eccolo qua. Siamo vicini alla fine di questa raccolta. E poi abbiamo il numero 7, quindi 7º DVD della prima stagione, dei Chips. Mamma mia, quanti ricordi, ragazzi, su Italia 1, ma che spettacolo, grandissimi Chips. Ok, poi abbiamo la 23ª uscita delle strisce di Tex. Per chi fosse interessato, si trova, c'è la terza uscita dei raccoglitori, quello non è ancora finito, ma il raccoglitore ovviamente non è che il raccoglitore mi esce. Perché molti hanno detto, ma qualcuno mi ha scritto e mi ha detto, ma come fa? Cioè, nel senso, è uscito un raccoglitore nuovo, ma allora già li devo mettere nel secondo? No, è che non vi possono lasciare con il becco asciutto, sempre per rimanere in tema di Paperino, e quindi ovviamente il raccoglitore esce prima che voi finiate il raccoglitore precedente. Quindi continuate a mettere nell'altro raccoglitore, quando finirà avete già il raccoglitore pronto. E andiamo come sempre ad aprire le strisce. Come sempre, nel senso che come sempre mi impicco col cellofan. Questo è l'opuscolo che andiamo a mettere nel raccoglitore degli opuscoli, degli opuscoli. E poi abbiamo le strisce dal numero 1, pagine 36, numero 2, numero 3. Ah, quindi questa è la nuova stagione. Scusate, allora queste vanno nel raccoglitore nuovo.
Allora queste vanno nel raccoglitore nuovo, ragazzi. Quindi questo finisce così e questo, ecco perché quella persona su Facebook, mi pare, mi ha scritto. E allora non lo so, ragazzi, sono 60, quindi questa potrebbe andare in quella nuova. E quindi è possibile che questi hanno messo ben 4 fogli in più. No, non ci credo che hanno messo 4 fogli in più. Secondo me qui finisce la prima serie, comincia la seconda, e sul secondo, quindi forse qui su questo raccoglitore ci andrà 1 e 2, ci andranno tutti e 2 i numeri. Non so, ragazzi, in questo momento sono confuso. Illuminatemi. Chi sta facendo le strisce, mi illumini per favore. Mi illumini di immenso. Perché tanta roba. Eccole qua. Quindi comincia la seconda stagione, la seconda serie, perché ripartono da uno, quindi è la seconda serie. Poi abbiamo il numero 63 di Naruto Color. Eccolo qua, io lo sniffo, ragazzi. Lo sniffo perché è buonissimo Naruto Color. Qualcuno, Mirko, mi ha detto, non ci credevo, poi sono andato al supermercato, l'ho trovato. Non è che profuma, mi è arrivata una ventata. Lo so, Mirko, ma che fai? Non ti fidi degli acquisti fumettosi? Io ve la faccio dare sempre un'occhiatina al Naruto Color, magari vi prende la voglia, l'andate a recuperare. È vero che ne sono usciti un botto, ma magari in qualche modo si riesce a recuperare. Tanta roba, edizione splendida. Il prossimo tutto giallo sarà in edicola fra una settimana. E poi abbiamo il numero 41 di Tex Willer, i guerriglieri di Juan Cortina. Altra splendida copertina di Juan Cortina. Madonna mia, ma che cosa? Che si reppa qui? Altra splendida copertina di Dotti. E diamogli un'occhiata a questa copertina. I disegni dell'albo invece sono di Bruno Brindisi, per un soggetto e sceneggiatura di Mauro Boselli. Beh, ragazzi, guardate questa prima tavola. Beh, ma che gli vogliamo dire Brindisi? Cioè, è Brindisi, ragazzi, cioè, fosse Caltanissetta, ma è Brindisi. Tanta roba. Il prossimo sarà Trappola per Jim Callahan e sarà in edicola dal 20 di aprile. E poi questa settimana abbiamo parlato tantissimo di Zagor ed ecco il numero 37 del Classic Zagor. Quindi se volete andare a scoprire le origini di questo personaggio, questa è la serie che fa per voi. E quindi come possiamo non omaggiare Nolitta Ferri per aver creato questo personaggio andando a rivedere le sue vecchie storie? Eccolo qua. Bellissimo. Se vogliamo capire perché è nato Flash Zagor, dobbiamo conoscere Zagor. Il prossimo sarà in edicola dal 14 di aprile, sarà il numero 38. E poi abbiamo un numero tondo, il numero 370 di Nathan Never. Altra bellissima copertina di Giardo e abbiamo Dante Bastianoni e Sergio Giardo ai disegni. Soggetto e sceneggiatura di Beppi Vigna, andiamola a sfogliare. Ed eccolo qua. Abbiamo detto Beppi Vigna, la soggetto e sceneggiatura, disegni Dante Bastianoni e Sergio Giardo. Diamo un'occhiata ai disegni. Non sembra neanche Nathan Never disegnato così. Bello. E si conclude la storia. Il prossimo sarà Rigenerazione, altra strepitosa copertina di Giardo, per il numero 371 del 19 di aprile. E un paio di spillati perché abbiamo il numero 13 di Star Wars, che contiene anche Darth Vader. Bellissimo, belli questi spillati. Belli, salvare Han Solo ad ogni costo. Eccolo qui, Lando e Chube.
sempre bello l'universo di Star Wars. Questa è la parte dedicata a Darth Vader. Darth Vader. C'è pure Jabba. Jabba the Hutt. Ci sono pure i Mandaloriani. C'è di tutto, insomma, ragazzi. C'è di tutto. E anche la pubblicità. Bello, bello, bello. Bello. Questo che è The Mandalorian? Lo speciale della stagione 2. E poi il nostro kaiju preferito, perché abbiamo il numero 17 di Godzilla. Godzilla. Bellissimo. E anche questo, ad opera di Saldabres. Anche questo molto, molto, molto bello e profumato, ragazzi. Bello e profumato. Ed eccolo qui, Godzilla, bellissima. Bellissima serie, bellissima copertina. Qui finisce il più grande mostro della storia e comincia Leggende. Quindi non me lo voglio spoilerare, perché ancora non sono arrivato appunto a leggerlo tutto. Quindi finisce il più grande mostro della storia. Aspettate che non me lo voglio spoilerare. Dove comincia Leggende? Allora, questa è già Leggende. Boh, e vabbè, e comincia Leggende. Meglio che non indago per non rovinarmi tutto. Ok, ok. Bello, 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 sempre molto bello. Nel prossimo numero si prosegue la carrellata di avversari di Godzilla con un nuovo episodio di Godzilla Leggende. Questa volta tocca a Rodan, due storie autoconclusive per altrettanti kaiju e per la loro furia devastatrice. Bello, 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 bello. Mi piace un sacco questa serie. Poi con Wonder Woman Carne abbiamo il numero 49 delle Leggende DC. Bello, bello, bel volumone. Anche questo super profumato, bellissimi disegni. Adesso ve li faccio vedere. Diamo un'occhiata a questo albo di Wonder Woman. Ecco, magari se non butto per aria tutto è meglio. Questo albo di Wonder Woman. Brian Azzarello, la storia. Ako, Goran Suzuka e Cliff Chiang ai disegni. Diamo un'occhiata a queste table. A queste table. Ci stanno a mangiare. Intrigante, molto intrigante, bello tosto. Anche il comparto degli extra è bello tosto. Il prossimo sarà Flash, il Flash dei due mondi. Ed ecco Larry Mannino al dodicesima uscita. Ne mancano una sola e poi finisce la prossima. Finirà Larry Mannino e comincerà Savarese. Ed eccolo il penultimo di Larry. Tuffiamoci nell'atmosfera americana anni 70. Se no, Mirko poi mi dice che ci rimane male. Questo era proprio il sound della musica degli anni 70 e ovviamente il comparto extra, che era presente all'interno di Lancio Storie, le quattro copertine che comprendevano questo numero. Come vedete, questo è il 12, triste e disperato i final, sarà il prossimo, dal 14 comincerà Savarese. Con l'uomo di Oriscani, il numero 92 del Comandante Mark. Ma che bella edizione è questa del Comandante Mark, ragazzi. Tanta, tanta, tanta roba. Complimenti a If, Gazzetta, a tutti quanti. Mark è sempre strepitoso, sia nei disegni che nelle storie. Beh, ragazzi, questa serie così è veramente eccezionale, ragazzi. Mark ti mette in pace, i fumetti della SGS ti mettono in pace con il mondo. Il prossimo sarà La Vedova Nera in edicola dal 22 di marzo. E con Sangue sulla neve abbiamo il numero 73 di Mister No, ragazzi. Mister No a colori è un'altra serie che è assoluta. Madonna, guardate i disegni di Diso con la neve, ma che spettacolo è, ma quanto è bravo Diso, ragazzi. Momento goduria, ragazzi, perché ci sono i disegni di Roberto Diso. Guardate che roba, guardate che roba, ragazzi. Ragazzi, questa edizione di Mister No, l'ho già detto che è strepitosa. L'ho già detto che merita assolutamente, l'ho già detto, tanta tanta roba. Il prossimo è Un Piano Diabolico e sarà in edicola dal 24 di marzo. Oh, adesso cominciamo con un paio di chicche, chiudiamo con un po' di chicche e
E poi passiamo al One More Thing, dove tra l'altro quattro pacchi mi sono arrivati oggi che sto girando e non so neanche io, non mi ricordo neanche io che cosa c'è dentro, quindi lo scopriremo insieme in diretta. Allora, questo volume che è stato disegnato, ma credo anche scritto, sceneggiatura, disegni e colori e copertina di Christian Galli. Eccolo qua, grazie Christian per avermelo mandato, lo leggerò e ovviamente ti dirò che cosa ne penso, ma soprattutto, ragazzi, ne parleremo con Christian. Chi segue il salotto di Sheldon sa che Christian è un frequentatore del salotto di Sheldon, quindi poi potremmo anche rivolgergli delle domande. Il volume è stato annunciato, credo che sia a brevissimo l'uscita per Tunue, quindi adesso ve lo faccio anche vedere. Ed eccolo il volume di Christian, devo dire, già copertina splendida, edizione di Tunue impeccabile, sono proprio curioso di leggerlo e devo dire che è proprio bello bello anche visivamente, molto 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 bello, mi incuriosisce veramente molto, non mi voglio spoilerare il finale, tra l'altro se non sbaglio sceneggiatura, disegni, colori e copertina Christian Galli, e quindi ragazzi è tutto merito suo, tutta farina del suo sacco, la sceneggiatura, la storia, i colori, tutto, quindi Christian veramente complimenti e grazie ancora, e sono contento che tu segua il mio canale che spesso faccia parte del salotto di Sheldon. Non li sto prendendo tutti questi dei Topolino Extra, che sono la ristampa cartonata a colori grande delle storie migliori dell'ultimo periodo di Topolino. Alcune sì, mi piacciono, alcune ce le ho già, alcune preferisco così. Questa però è veramente una bella storia. Scritta da Marco Nucci e disegnata da Stefano Zanchi, ed è La solitudine del quadrifoglio. È una storia molto, molto intensa, molto profonda, che parla di Gastone. E niente, secondo me meritava assolutamente la grandezza delle tavole, la bellezza e comunque il formato dell'extra, e quindi ragazzi non me lo sono lasciato scappare. Guardate la copertina, bellissimo bellissimo volume, un'altra perla in questa serie Topolino Extra graphic novel, devo dire veramente veramente molto bella questa copertina. Ma sono molto belle le tavole, molto bella la storia, molto intima, molto profonda. Meritava veramente questa edizione. Questa è una storia che meritava assolutamente questa edizione. Ma io quando l'ho vista sulle pagine di Topolino ero sicuro che sarebbe finita. Sarebbe assolutamente finita qui. Comparto extra come sempre di primo ordine per questi volumi. I prossimi saranno gli Italici Paperi, ok? Per questo volume degli extra di Topolino. Poi devo ringraziare con tutto il cuore enormemente, e non finirà qui, Marco Bianchini. Trovate il Tre Chiacchiere con Marco Bianchini sul canale, perché nel Tre Chiacchiere con Marco Bianchini lui ci ha parlato di un progetto che era Termite Bianca. Era un progetto che lui aveva pensato per l'animazione, non gli è riuscito, è diventato un fumetto. E io non lo ringrazierò mai abbastanza, perché lui mi ha mandato il numero 1 e il numero 2 di Termite Bianca, adesso Termite o Termite Bianca, che dir si voglia, bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere, e il volume del Making of. Lo ringrazio perché me li ha mandati, perché ero curiosissimo, ma lo ringrazio enormemente perché tutti i volumi me li ha anche siglati, tutti i volumi me li ha anche siglati, quindi cioè, non solo ne sono stracontento, ma li custodirò con veramente con tantissimo tantissimo amore, quindi grazie enormemente, non vedo l'ora di cominciare a leggerlo. E mi sto organizzando, man mano che andiamo verso l'estate, verso il caldo, per approfondire questa cosa di Termite Bianca direttamente in live con lui. Quindi è un progetto che ho
con lui per andare ad esplorare questa serie, perché mancano due volumi, ma lui c'ha tantissimo materiale, insomma potrebbe venire veramente un video molto molto interessante. Quindi una seconda chiacchierata con lui dal vivo e poi vedere tutto il materiale, gli sfondi, i panel, insomma rimanete sintonizzati su 8-bit, perché in futuro fa parte di uno dei tanti progetti, delle tante idee che sto mettendo in costruzione. E come per esempio per i tre chiacchiere c'ho un paio di contatti nuovi, oltre a 6-7 puntate già registrate, un paio di contatti nuovi di mamma mia, un paio di bombe assoluto. Ok ragazzi, spero che questa puntata succosa, pregna di cose bellissime, e questo è quello che vi dicevo, questo andava nel One More Thing, ma praticamente l'ho aperti perché non ho resistito e quindi non li ho spacchettati con voi, ma avrebbero fatto parte del One More Thing. E quindi grazie di avermi seguito, condividete, mettete mi piace, iscrivetevi, perché manca veramente un pizzico a che io possa dire che siamo in... E quindi iscrivetevi, e adesso non ve ne andate, come dico sempre, non ve ne andate, c'è un piccolo intermezzo e poi ci sarà il One More Thing, e quindi apriremo i pacchi, ci sarà anche l'unboxing. Perché? Perché gli acquisti fumettosi non è più solo acquisti fumettosi, ma c'è anche l'unboxing, quindi sorpresa, cosa ci sarà dentro? Fumetti, non fumetti, gadget, acquisti, non lo so, rimanete sintonizzati. E se non ve ne siete andati vuol dire che mi adorate, vuol dire che non potete stare senza di me, o che semplicemente eravate curiosi di sapere che cavolo c'era dentro quella pila di pacchi che aveva in mano. E adesso ve lo faccio vedere. Cominciamo con questo paccozzo, per il quale devo ringraziare il grande Francesco Matteuzzi. Francesco Matteuzzi, giornalista, scrittore, sceneggiatore, eccetera, eccetera, che ha esordito questo mese. Trovate il Tre Chiacchiere con lui già sul canale, perché ragazzi noi siamo sul pezzo qui, quindi il 10 è uscito il suo Martin Mister, il suo esordio su Martin Mister, e l'8 è uscito il Tre Chiacchiere con lui. E c'erano delle cose che mi avevano incuriosito dei suoi lavori passati, e lui ha esagerato, perché io ero incuriosito da un paio di cose, e lui, vediamo che cosa mi ha inviato. E io grazie enormemente. Quindi mi ha inviato questo volume, la biografia a fumetti di uno dei più grandi scrittori di fantascienza, Philip K. Dick, che io adoro assolutamente. Eccolo qua, grazie mille. E poi Lezioni di fumetto, oh, questo è il suo saggio su Dave McKean, grazie, che spettacolo, mamma mia, guardate il suo saggio su Dave McKean. Poi 1, 2, 3 e 4 di questa serie, scritta ovviamente da lui, che si chiama Vengo Anch'io, La mia vita senza Tom, La mia vita senza Mike, Siamo supereroi, Niente sesso. Eccola qua. Ma ragazzi, io non so come ringraziarlo, veramente non so come ringraziarlo, veramente non so, cioè, sono curiosissimo. Questa era un'altra cosa che mi incuriosiva da morire, e insomma, quindi, creato da Francesco Matteuzzi e Luca Mazzocco, e disegni Federico Vicentini e Elena Ferolli, bello, mi incuriosisce da morire. E quindi insomma voglio leggere. Grazie Francesco, perché veramente tanta roba. Questa su Philip K. Dick mi intriga da morire, ma quest'altra su quest'altra serie da 4 eccezionale, poi il tuo saggio su Dave McKean è veramente tanta roba. Guardate le illustrazioni, veramente uno splendore. Adesso vi faccio vedere queste cose di Matteuzzi, guardate che bello questo saggio su Dave McKean, anche pieno di illustrazioni. Bello, grande. Poi vi faccio vedere quello su Philip K. Dick. Eccolo qua, che narra la storia
della vita di Philip K. Dick. Mi incuriosisce molto perché io adoro Philip K. Dick, quindi tante altre informazioni, bellissimo volume, e vi faccio dare un'occhiata anche a questo qui, che è appunto Vengo Anch'io, una trascurabile bruttina assolutamente non necessaria introduzione. Capitolo 1, My Generation. Eccolo qua. Devo dire che sono molto intriganti anche i disegni. Eccolo qua. Che era quello? Un bigolo. Un bigolo. Disegni Tommaso Ronda. Stili diversi. Molto, molto, molto intrigante. Molto, molto, molto intrigante. Grazie ancora. Dopodiché qui c'è un altro... c'è un altro pacchetto, ma io sono sincero, non mi ricordo che cosa c'è, non mi ricordo minimamente che cosa c'è all'interno. Lo vado ad aprire insieme a voi, lo vado ad aprire insieme a voi. Che cosa c'è qui dentro? Ah, qui ho recuperato una cosa di un tre chiacchiere che voi non avete ancora visto. Qui vi spoilero un tre chiacchiere che ho registrato e che vorrei mettere in settimana. Anni e anni fa, su Tex c'era una piccola rubrica molto molto bella, molto molto bella, che era all'inizio, prima dove normalmente c'era la seconda di copertina, la posta, eccetera eccetera, e si chiamava Foto di Famiglia, ed erano ritratti di grandissimi autori del disegno del fumetto italiano. E poi questa serie venne raccolta in un volume. Io questo qui probabilmente ce l'avevo, ma mi sa nei traslochi, nelle cose, l'ho perso e l'ho recuperato. 293 autori del fumetto bonelliano. Eccolo qua. Questa rubrica era tenuta da uno dei più grandi collezionisti e dei più grandi esperti e dai più grandi nomi del fumetto italiano, ed è Gianni Bono, ora direttore, tra le migliaia di cose, ora direttore. È stato ad interim un mese direttore di Topolino, ora è il direttore di IF Edizioni, quindi grande, grande, grande. E ragazzi, e questo qui mi è venuto in mente dopo che ho registrato i tre chiacchiere con lui, quindi la storia del fumetto, ha fatto tantissime cose, il direttore di IF Edizioni, ha messo le mani ovunque nel fumetto in Italia, dalla Sergio Bonelli alle altre case editrici, insomma un tre chiacchiere assolutamente da non perdere, e se non altro per scoprire quanti volumi lui ha in collezione e qual è il suo progetto per il fumetto e per la preservazione del fumetto. E un tre chiacchiere, che dico, assolutamente da non perdere. Per chi più fosse più giovane, eccolo qua, vedete Giancarlo Berardi, ci sono tutti i dati. Questo è un archivio storico di tantissimi autori di fumetto in Italia. Quindi si raccoglie la colonnina che era presente prima di Tex. Dopodiché andiamo ad aprire quest'altra, anche qui non mi ricordo sinceramente che cosa c'è, anche qui non mi ricordo minimamente che cosa c'è, non mi ricordo minimamente che cosa c'è, che cosa c'è. Oh, continua il mio recupero della serie Star Trek delle edizioni Spada, e oggi abbiamo recuperato il numero 13. Eccolo qua. Dopo lo andiamo ad imbustare e lo mettiamo in collezione. Anche questo mi sembra in ottime condizioni. Tanto io lo metto incartato in un'altra busta con un cartoncino, insomma, per preservarlo meglio. Quindi questa busta la possiamo buttare. Eccolo qua, guardate in che condizioni è. Stiamo parlando del 1973. Ottobre 73, ragazzi. Ottobre 73, devo dire che è in perfette condizioni, ragazzi. È in perfette condizioni. E adesso ho recuperato anche il numero 13. Sto andando a spuntare, man mano che li trovo vado a recuperare. È vero che c'ha l'angolo tagliato, quindi vuol dire che era stata una resa, però le condizioni sono perfette, c'ha 50 anni e quindi non mi posso minimamente lamentare. Per chi fosse nuovo sul canale, vi faccio dare un'occhiata a quest'albo del 73 delle edizioni Spada di Star Trek.
Guardate che roba. Madonna, ma quanto li amo. E poi guardate già solo il comparto extra. Ma che bellezza infinita. Che bellezza infinita. E guardate ragazzi, sono, non, cioè, non si apre nemmeno, non è nemmeno schiacciato, cioè è in condizioni incredibili. Mandrake, la sua arma è la magia. Mandrake, albi giganti a colori. Tanta tanta roba, guardate. Che spettacolo, ragazzi. Perfetto. Poi vi faccio vedere una cosa che non è fumetto. Chi mi segue sa che sto recuperando, ho recuperato, cioè volevo recuperare le spille di avvicinamento ai 30 anni Disney, ai 30 anni di Disneyland Paris. Sono uscite già quelle dei 30 anni che sono orribili, tranne una, sono veramente brutte a mio modo di vedere, a mio giudizio. Sono contentissimo di aver preso questa serie. Ce n'era una che era Loading, la magia, e poi c'era una serie col castello di Aurora che faceva tra 3 mesi, tra 2 mesi, tra 1 mese, e ogni mese c'era una delle 3 fatine di Aurora. Ne mancava solo una, ne mancava solo una, eccola qui, l'ultima della serie da 3, edizione limitata, 700 pezzi al mondo. Contentissimo di aver chiuso questa serie. Ma abbiamo ancora due pacchi, e se non sbaglio, qui ragazzi, chiudo finalmente una serie che non ci dormivo la notte, ragazzi, della mia collezione di Tex mi mancavano solo 2 texoni, che non so perché non li ho presi anni fa, me li sono persi, insomma, non lo so, ma mi mancavano. Ed erano il numero 29, disegnato dall'immenso Corrado Roy, eccolo qua, e quindi lo abbiamo recuperato. E se non sbaglio, se non vado errato, qui dovrebbe esserci l'altro che mi mancava. Fatemi vedere se ci ho azzeccato. Dovrebbe essere lui. O è un'altra cosa? È lui o non è lui? Si sta creando un hype, una tensione enorme, ragazzi. È lui. Ed è il numero 27, disegnato dall'immenso Fabio Civitelli. Eccolo qua. Quindi con questi due finalmente chiudo i texoni. Adesso finalmente ce li ho tutti, perché all'inizio me ne mancavano 4, 2 li avevo recuperati. Devo dire che avevo visto in fiera a Lucca, ragazzi, in fiera a Lucca, questi qui mi hanno chiesto per uno 20 e per l'altro 30, ok? Per uno 20 e per l'altro 30. Questi sono in condizioni perfette, sono veramente, sembrano usciti dall'edicola, veramente in condizioni perfette, e li ho pagati, tutti e due li ho pagati meno di 10 euro l'uno, spediti, ok? Quindi ragazzi, occhio anche quando andate in fiera, guardate su internet, guardatevi intorno, non vi fate fregare, perché questi qui che volevano 20 e 30 euro l'uno, io li ho pagati tutti e due meno di 20 euro spediti insieme, quindi occhio. Beh ragazzi, questa non è stata una puntata degli acquisti fumettosi, questa è stata una scorpacciata di acquisti fumettosi. Spero che vi siate divertiti, spero che Andreino e Luigi siano soddisfatti di questo One More Thing. Mi state a mettere una pressione con questo One More Thing, Luigi e Andreino, che non si vanno avanti così. Non è che poi io ci possa avere stincubo di voi e del One More Thing. Quindi spero che vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti e noi ci vediamo. L'altra volta ho detto lunedì sera facciamo una puntata extra di Retro Gaming e poi non ci sono riuscito, quindi non vi dico niente. Ci vediamo martedì con 8-bit regala, poi i vari video della settimana, poi se mi riesce seguite i miei social, seguite Facebook, seguite Instagram, perché se domani decido e trovo il tempo e riesco a trovare la formula per fare magari un'altra puntatina di Retro Gaming, magari vi faccio entrare anche in live e mi incitate e commentiamo insieme la partita. Ve lo annuncio durante la giornata. Per il momento passo e chiudo.